usate le basole. Scusate l'asfalto, vabbè, lasciamo stare, se non comincio qua non comincio più. Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road e sono in ortigia. Cominciamo subito parlando col canale YouTube che voglio segnalarvi oggi, che è Cinefollie di Mattia. Cinefollie, cinema e non solo, alla ricerca dell'intrattenimento e dello scambio di opinioni genuino. Cominciamo subito col dire, innanzitutto andate subito a vedere il canale di Mattia, vi lascio il link sul doobly-doo e sulla scheda, e devo dire che è molto ironico notare che ogni volta che parlo della scheda indico la scheda che dovrebbe essere lì in alto, poi magari l'anno prossimo YouTube decide di spostare la scheda dall'altra parte, ci sarà gente che vedrà e io che dico «trovate il link sulla scheda» e la scheda compare dall'altro lato, e tutti diranno «ecco, vabbè, Grizzly è diventato lo scemo del villaggio globale». Lasciamo stare le funzionalità di YouTube e parliamo del canale di Mattia, perché è un canale molto interessante, talmente interessante che piuttosto che segnalarvi singoli video, ho deciso di segnalarvi direttamente delle playlist che lui ha messo sul suo canale, in cui parla di cinema o parla di altri argomenti. Soprattutto le playlist che parlano di cinema sono quelle che comunque mi hanno portato sul suo canale, perché è molto bravo, molto preparato e fa spesso delle recensioni dei film, magari positive, magari negative, insomma gli piace esprimere un po' quello che lo ha lasciato perplesso. E quello che lo ha lasciato perplesso, infatti lo vediamo soprattutto nella prima playlist, Velocità smodata, che trovate sul doobly-doo e di nuovo sulla scheda. In velocità smodata, in tempi generalmente brevi, a parte dei casi estremi che durano veramente 30-40 secondi, principalmente cercando di mantenersi al di sotto dei 5 minuti, ci racconta un film, la recensione di un film che ha visto al cinema, cercando di analizzare quali sono i punti che lo hanno lasciato perplesso. Ci sono indubbiamente molti film che sono stati molto belli, ben accolti dalla critica, ma che comunque, diciamo, in qualche modo hanno lasciato un pochino l'amaro in bocca, e lui in effetti va a scavare, a dire «sì, va bene, è stato magari un bel film, però mi ha lasciato l'amaro in bocca, per questo motivo, per questo motivo». Quindi, appunto, prima playlist che vi segnalo, Velocità smodata. Seconda playlist che vi segnalo, F4, sempre trovate il link sul doobly-doo e sulla scheda, la roba più patetica che mi è passata davanti agli occhi. In questo caso è una playlist che non viene aggiornata molto spesso, però al momento che sto registrando il video ci sono solo due film, però ogni volta che viene aggiornata vuol dire che c'è qualcosa che merita di essere dichiarato patetico, quindi date un'occhiata anche a quella playlist. E infine Straccetti, brevi opinioni cinefile, anche questo molto interessante, e come sempre anche questo che trovate sul doobly-doo e sulla scheda. Ma voglio segnalarvi anche una quarta playlist del canale Cinefollie, che comunque è molto interessante, anche se per il momento ha pensato di sospenderla temporaneamente. La playlist è Criticami, i canali YouTube secondo Cinefollie. E anche questa playlist, come tutte le altre, vi lascio sempre il link sul doobly-doo e il link sulla scheda, così potete andarla a vedere anche dal dispositivo mobile, e andate sul canale Cinefollie e iscrivetevi, è un canale che merita veramente tantissimo, tratta l'argomento cinema, e non solo l'argomento cinema, in maniera intelligente, in maniera pacata, è un canale che seguo da molto tempo e, ripeto, sono contenuti veramente interessanti e ben fatti, e scusatemi per le basole! Meno male che non giro questo vlog a Roma, perché probabilmente sarebbero tutti video così. E adesso parliamo dell'argomento del giorno. Oggi voglio parlarvi di pubblicità, ma in maniera molto generale. La pubblicità cos'è? La pubblicità è il modo più efficace che hanno le aziende per presentare al pubblico i propri prodotti. E infatti grazie alla pubblicità, se sappiamo che
quel detersivo lava più bianco la mia camicia a scacchi, se sappiamo che quella scatoletta di tonno contiene più tonno della concorrenza, più, dico io! Ah no, forse quella della Martin Prince. E la pubblicità che ci spiega che quella gomma da masticare fa palloni più grandi, che quella macchina consuma di più e inquina di più, ah no, forse era il contrario. Che quel peluche difende da mostri più grandi e soprattutto che quella pasticca fa venire più lungo e più duro il tono della voce perché c'è la menta extra balsamica. Grazie alla pubblicità c'entrano talmente in mente dei concetti a noi consumatori che l'altra sera guardavo su WatchMojo un video, vi segnalo quel video comunque anche lui sul doobly-doo, in cui si parla di alcuni marchi, alcuni prodotti, che il marchio è diventato talmente famoso che ormai è facilissimo identificare il prodotto più con la marca che con il nome del prodotto. Se pensate che siano rari i casi in cui il nome di un marchio sia diventato il nome di un prodotto nell'accezione comune, provate a pensare al nastro adesivo trasparente che tutti noi ormai identifichiamo con il marchio del nastro adesivo della 3M. Un esempio stupido, no? Ma ce ne sono tantissimi! Ma sicuramente la pubblicità è un modo di presentare il proprio prodotto ai consumatori, convincere i consumatori a acquistare il proprio prodotto, convincerli a utilizzare il prodotto, a dire «Ehi, effettivamente funziona!». Dietro la pubblicità, naturalmente, c'è un grandissimo lavoro, un lavoro di grafica, un lavoro di psicologia, un lavoro che sta dietro a lanciare un messaggio al nome di un prodotto, a quello che ti direbbero gli esperti di SEO e di commercio, quello che è il branding, no? E quindi sicuramente nessuno si può improvvisare pubblicitario, nel senso che sì, ci sono, soprattutto nell'ambito delle radio locali, moltissime situazioni in cui ci si improvvisa pubblicitari pensando «mi piacerebbe fare la pubblicità al mio prodotto, al mio negozio», e le pubblicità che passano sulle radio locali sono qualcosa di spettacolare, ma di queste pubblicità parlerò in un altro vlog, perché a questo seguiranno alcuni vlog in cui parlerò della pubblicità su alcuni media specifici. Adesso io intanto voglio semplicemente chiedervi: la pubblicità, secondo voi, è un modo efficace e genuino per presentare i propri prodotti al pubblico, ha la sua funzionalità, oppure pensate che siamo talmente sommersi al giorno d'oggi dalla pubblicità che c'è da tutte le parti, c'è nei video YouTube, c'è nei prodotti, c'è in televisione, c'è alla radio, c'è sulle strade, c'è dappertutto, che arriva a diventare qualcosa di noioso, di fastidioso, di seccante? Voi siete stati convinti dalla pubblicità ad acquistare qualche prodotto? Oppure, al contrario, a forza di vedere una pubblicità che vi sta sullo stomaco di un determinato prodotto, vi rifiutate di comprarlo proprio apposta? Non lo so, fatemelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io ho concluso questo vlog e vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo, vi ricordo sempre di andare a dare un'occhiata al canale di Cinefollie, vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con gli amici, condividetelo sugli altri social network, trovate tutti i bottoni per la condivisione in fondo al video, potete, se state guardando da mobile, anche condividere questo video su WhatsApp. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e dovreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene ragazzi, questo è tutto, per cui, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!